veleggia verso il traguardo delle 500.000 sottoscrizioni. La raccolta firme per presentare i 6 referendum sulla giustizia promossi da Radicali e Lega. Inoltre il termine scadrà ad ottobre e non a settembre. Nel decreto semplificazioni passa l'emendamento che cambia la decisione. Informazioni divulgate e firme raccolte anche a Taranto in via d'Aquino, alla presenza tra gli organismi locali anche dell'onorevole Tateo e della sottosegretaria Pucciarelli. Perché sottoscrivere questo referendum? Stiamo riscuotendo veramente un grande successo in tutte le piazze italiane, anche qui in Puglia. Forse parliamo di questioni trentennali sulla magistratura, sulla trasparenza, sulla equavalutazione, sulla riforma soprattutto del CSM alla luce degli avvenimenti che sono sotto gli occhi di tutti. Primo fra tutto la riforma appunto del CSM che prevede la candidatura di un magistrato indipendente a prescindere dalla corrente politica. Nelle ultime ore si è registrata anche un'apertura da parte di Renzi che ha osservato si potrà tornare ad evitare le evasioni di campo, ovvero le leggi le fa il Parlamento e i processi li fanno i magistrati. Che ne pensa? Come principio è un principio sacrosanto. La cosa che mi dispiace è che questa presa di posizione forse doveva essere fatta in occasione della richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti di Matteo Salvini, che lo ha portato ad essere processato per quello che è semplicemente l'aver svolto il mandato che gli è stato conferito dagli elettori.